Ragazzi, io con sto berrettino da forestiere, da disgraziato, ve lo devo dire. Cioè. Ormai lo sanno anche i muri, e probabilmente è così che chiamerò il video. La carne fa male, e lo sanno anche i muri. L'ho già detto per 2 volte, ma perché non c'è più niente da dire? Cioè. Lo sanno anche i muri che la carne e il latte fanno. Poi non vi giudico se la mangiate, non vi giudico se la comprate, non vi giudico se milioni di animali vengono trucidati ogni anno. Non vi giudico per questo, non vi giudico. Non è una bella cosa, per me non lo è. E non vi giudico nemmeno se il pianeta sta soffrendo questa alimentazione assurda da parte dell'essere umano. Di fregare il latte agli altri animali, cioè, che solo a noi ci può venire in mente di fare una roba del genere, e di mangiare la carne quando sai che fa male e ha tutti questi problemi intrinseci annessi. L'effetto serra, la deforestazione, cioè, è uno dei problemi più grandi, ma è causato da questo e non si dice in genere. Poi non puoi giudicare una persona normale, questo non è che è un giudizio morale o un giudizio, è un giudizio funzionale. Se una cosa fa male a te, al pianeta, agli altri esseri viventi, che senso ha? Cioè, è come dire, ma perché ti punti una lama al naso, così, ogni tanto te lo tagliuzzi così perché culturalmente mangiare la carne è ritenuto. No, cioè, è un fatto scientifico che fa male da tutti i punti di vista, cioè, non ha senso. Per di più, e questa è una chicca per chi è rimasto a vedere questo video, perché cioè, veramente è scioccante. Scioccante. No. Ho ancora i capelli marroni, non sono diventati bianchi, però è veramente scioccante. Faccio vedere pure le pupille degli occhi quando ti parlo, quando parli con me, quando parli con me, mi stai guardando, capisci? Una percentuale di terreno grande quanto l'America, attenzione, l'Australia, attenzione, verrebbero liberati se il mondo passasse a un regime di alimentazione vegetariana. L'America, cioè gli Stati Uniti, scusa, e l'Australia. Ah, e anche l'Europa, perdonami. Ti rendi conto di quanto cazzo di terreno costa sta merda? Terreno, sfruttamento del terreno, impoverimento dei cibi, antibiotici, tutte quelle cazzate lì. Ragazzi.